abbiamo una fede nuziale, cosa ce ne facciamo di una fede nuziale? Gliela diamo agli sposi, in teoria, alla sposa. No, aspetta, oddio, la fede si può dare anche all'uomo? In realtà sì, cioè lo scambio delle fedi nuziali. Oh cacchio, allora è un problema questo. Pensavo che si potesse dare solo alla donna. Proviamo a dargliela alla donna. Mano sinistra della sposa. Ah beh, aspetta, mano sinistra? E questo dice mano destra della sposa in lutto. Ah, ma sempre la donna? Ah, ho capito, quindi mano sinistra o mano destra? La fede nuziale. Dove cacchio si mette? Io queste cose non le ho mai capite. Perché vedo sempre, cioè, va di moda ormai mettere gli anelli in giro. Uomini, donne, tutti hanno sti anelli perché appunto è bello. Io non ho mai capito infatti perché. Cioè, io pensavo che l'anello si mettesse una sola volta nella vita e fosse per le donne, per quando si sposavano. Punto. Ho sempre saputo così io. Poi adesso c'è la questione, ma questo mi piace, questo è bello che... Va bene, ma dove va la fede nuziale? Se non sbaglio, a sinistra. Non so come cacchio si chiama sto dito. Il quarto dito comunque, quello di fianco al mignolo. Mettere l'anello, sì. Mi stai dicendo quali? Perché non c'è il pollice? Io non posso metterlo nel pollice, scusa. Allora, c'è pollice, indice, medio, anulare, mignolo. Abbiamo imparato anche un nuovo termine oggi. Questa bambina non sa cosa vuol dire malinconia, non sa cosa vuol dire molte parole che si dicono, però sa cos'è l'anulare, sa già tutto il nome delle dita. Non lo so io, cioè mi ricordavo anulare, ma non, in realtà non me lo ricordavo bene. Anulare, in teoria, messo l'anello sull'anulare, ha fatto il lancio del bouquet. Ah, ho capito, ho ottenuto il bouquet. Grazie signora. Adesso che abbiamo i fiori, in teoria, te non rompi, vero? Te li do, ma ecco qua, tieni il bouquet. Grazie, un buon profumo. Ora dello spuntino che mangiati. Ma mi sta mangiando a me? Ah, era buono? Grazie, grazie mille. Come promesso, puoi passare. Ah, gentile. Entra in questa porta, poi ci vediamo. Ok, sei stato molto gentile e anche molto inquietante. Tutti i quadri sobri, vedo. Ah, che bello anche questo posto. Una serie di teste di ET lasciate per terra, con tanto di quadri molto carini. Voglio vedere se qualcuno di loro c'ha un qualcosa in particolare, una faccia strana. Oddio, ma quel coso mi guarda. Ma che è che ti guardi? Oh, ma guardati te, guardati che sei brutto. Ah, questo qua addirittura non c'ha gli occhi. Ok, molto bene. No, però non ha, nessuna c'ha una faccia riconoscibile diversamente dagli altri. Qua ci sono. Oh, le do. Cioè io adesso mi stu. Che cacchio ho cliccato qua? Che tasto. Oh, inserisci la password. Non succede. Ma che password? Ma che stai dicendo? Quanti quadri di donne ci sono in questa stanza? Ma che cacchio ne so? Devo contare i quadri. Uno, due, tre, quattro. Sì, ma chi li conta? Qua c'è l'uomo appeso. Ah, questo qua. Ah, questo qua è quello, infatti, che. Questo era uno dei quadri nella galleria. Sì, era quello che guardava. Ispeziona il corpo, ispeziona la faccia, ispeziona i vestiti. Vabbè, dai, ma non è la casa. Una roba bella, eh? Ispeziona i vestiti. C'è un numero. Che però andrebbe letto al contrario, perché lui è appeso. Quindi si parla di 6295. Può essere la password. Allora, aspetta, devo tenere conto i quadri. 6295, 10, 14 quadri sono. Allora, la password abbiamo detto 6, 2, 9 e 5. Giusto? Perfetto. C'è stato un suono. Si chiama apertura. E se qualcuno si è spaccato la gamba, di sicuro. Non c'è nessuno, ma senti una presenza. Ah, sto coso si sposta. Aspetta, forse devo metterlo lì. Fatemi provare a spostare questo qua. Tac. E si è aperto qualcosa. Ok, sto facendo roba intanto. Una testa di manichino. Ma prima era qui questa cosa? No, non credo. No, infatti non c'era. Quanti quadri ci sono? Proviamo 14. Esattamente. Ok, c'è stato un suono e si è aperta. Molto bene. Per favore non toccare te le esposizioni. Se in qualche modo ne danneggiate alcune. Ok, ho capito tutto. Ah, ok, c'è scritto dovrete ripagarci con la vostra vita. Mancano alcune lettere. No, no, ma ho capito benissimo, tranquillo. Più che altro mi interessava capire. Cioè, c'è stato il suono di qualcosa che si spacca. Ah, questa è bloccata. Fammi salvare un attimo. Allora, abbiamo aperto tutto. Ah, no, questa no. Ok, salve. Uno specchio. C'è stato un altro suono di spaccatura del vetro. Ok, ma ciao Gary. Sei molto più alto di me. Vabbè che io c'ho 5. Ma che cacchio vuoi? È la testa di manichino. Cosa dio? Quando è entrata nella stanza? Non lo so quando è entrata nella stanza. A me sta rompendo un po' sta cosa, eh. Cosa devo fare? C'è sempre lo specchio. Con la testa di manichino lì. Ok, Gary, non ti allarmare. Stai calmo. Oddio. Visto così mi sembra tipo Ryuk. Che c'ha quelle spalline tutte frastagliate in quel modo. Cosa è quella? È una testa, è sempre quella. Tu, maledetta. Cosa? Cosa fa? Chiudi gli occhi. Ferma Gary, ma cosa fa? Chiudi gli occhi. Ah, spacca. Ma che cattiveria. Vedi solo un manichino. Andiamo, Ib. Gary, forse non dovevi farlo, però. Io adesso non vorrei dire.
robe, però c'è gente brutta adesso che ci aspetta. Io immaginavo che potesse succedere una roba del genere. Però non. Aspetta. Oh, ma ciao! Aspetta, si è aperta una porta anche di qua. Che chiamo? Questa fa palla. Oh, ma è pompatissima. È bloccata sta porta. Ah, ok. Capito, ma quanti quadri ci sono in giro? Oh. No, allora le porte sono tutte bloccate qua. Fatemi capire una cosa. Sempre la testa di manichino che gira. Ah, sì, è caduto anche l'altro quadro intanto. E qua mancano le teste di manichini. Ah, aspetta, aspetta. C'è qualche porta segreta magari? No, non c'è un cacchio di segreto magari. Ok. Devo parlare con i manichini. Non lo so, devo fare qualcosa tanto, no? Ah, vedi che c'è qualcosa? Allora, dobbiamo fregare sto polipo qua. Bravo, bravo, vieni, vieni. Bravissimo. Che ti fai fregare sempre? C'è qualcosa a chiave grigia, mortacci tua, del mortacci tua, mortacci tua. Chiave grigia. Oddio. Qua dobbiamo stare molto calmi. Voi non sapete di cosa sono capace io, ok? Una grande libreria. Molto bene, sono contento. Un'altra grande libreria. Credo che possa essere spostata. Ok, non spostarla. Farla spostare a destra e farla spostare a sinistra. La faccio spostare. Non lo so. No, aspetta, adesso non la sposto. Forse sarebbe meglio non muoverla indiscretamente. Perché lì c'è una finestra. Non vorrei che possa salirci sopra, no? Magari mi serve da spaccare qualcosa. Boh. Qua c'è un divano. Ah, che bello. Un divano. Ah, il divano, quello è quello all'inizio. Non lo ricordo quel divano io. Se sei stanco perché non riposi non ti farà più male. Ok, tranquillo. Coppia, ritrae un uomo e una donna familiari. Questi due sono i miei genitori. Aspetta, io mi ricordo la tizia con i capelli. La mamma con gli occhi rossi. Che c'è, Ib? Le persone in questo quadro sono tuo padre e tua madre? Ah, ti somigliano un pochino, Ib. Ma perché ci dovrebbe essere un quadro come questo qua giù? Eh? Dove sono? Beh, neanche io posso dire di saperlo. Non preoccuparti, devono essere da qualche parte. Dentro un quadro? Pensavo fosse un tipetto duro, ma questo sconvolge anche lei. Ah, cacchio, è una bambina di 5 anni, voglio anche vedere. Cioè, se non ci sconvolge questo. Sono delle persone senza. Ah, anima. Ciao. Porta non si apre. Che bello. Stai scherzando, la porta era aperta. Avanti, e indietro, cioè, no, non c'è nessuno. Quel suono veniva da fuori. Tipo chiuderla alla porta? Qualcosa è alla porta, fa attenzione, Ib. Porca merda, aiuto. No, la porta non si apre come. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Tutto bene? Avete fatto festa? Ma quanti? Fammi uscire. Ah, posso? Salve a tutti, buonasera. C'è il rave party per caso? Avete fatto una festa? Grazie, non compriamo niente. Sta facendo da sola, si muove da sola. Ci sono i manichini che piano. Aiuto, ragazzi, che sta succedendo qui? Gary Moore, dovremmo essere abbastanza lontani. Gli abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatti. Che pasta siamo fatti? Pasta frolla, cos'è? Wow, beh. Andiamo avanti, Ib? Sì, sta morendo lei, ma fa lo stesso. Oh cielo, che c'è? Stai bene? Oh cielo! Come. Winnie the Pooh. No, cos'è che diceva? Sì, oh cielo! Ib, torna tra di noi! Ib! È morta. Niente, a posto, finito il gioco. Grazie mille per la partecipazione, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video. Sono finito in un bel posto con dei botti. Capodanno, Napoli, yeah. Sta facendo tutto da solo. Posso dire che sta facendo. Ok, adesso c'è la porta chiusa. Qua fa tutto da solo. Io non tocco niente. Va avanti. Passa pure attraverso. Ciao, ragazzi. Questi mi stanno malmenando i quadri. Buongiorno, buonasera. Ah. B, buongiorno Ib, come stai? Ma aspetta, ma cosa sono diventato? Una foca? Cos'è quella roba? Ah, è la giacca di lui, grazie. Grazie Gary. Ti ripeto che sono una bambina di 10 anni e probabilmente potresti essere arrestato. Bene, non benissimo. Bene, ma non benissimo. Ho avuto un incubo. Capisco, povera bambina, non posso dire di essere sorpreso. Essere esposti a cose così spaventose, capisci? Forse avrei dovuto svegliarti, scusami ma non ci ho fatto caso. A me basta che tu non abbia fatto niente di particolare, ecco. Guarderesti nella tasca del mio cappotto, ma puoi guardarci anche a te, ce l'hai le mani, eh? C'è una caramella. Gary, ti ripeto che sei probabilmente arrestabile in questo momento. Puoi tenerla, mangiala pure. Riposiamo un altro po' qui prima di ripartire. Mi stai dando della droga per caso, Gary? Prendi il cappotto di Gary. Ti rubo il cappotto allora, Gary. Senza titolo. Bene. Regole della galleria d'arte. Non si parla a voce alta, non si fanno fotografie, non si introducono cibi e bevande, non si toccano le esibizioni, non si usano penne stilografiche, addirittura penne stilografiche, mi raccomando. Non si esce mai e poi mai. Ok, questa cosa mi piace molto. Io salvo e penso che possa terminare qua l'episodio. Non si è capito niente di tutto ciò, solo che Gary a quanto pare può essere un possibile pedofilo. Che spaccia tipo droghe tramite le caramelle, può essere. L'importante è che per il momento siamo ancora vivi. Va bene, ragazzi, penso di poter terminare quell'episodio. La prossima parte vediamo se moriamo di overdose per la caramella che ci ha dato Gary. O se in qualche altro modo finiamo mangiati da qualche quadro, può essere anche. Per il momento è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video sempre su Ib. Qui da Landulf è tutto. Ciao a tutti.